Eccoci giunti alla 36esima puntata del Martedì dell'Eretico, tra l'altro la penultima puntata della stagione e come sempre tre argomenti principali dopo il lancio iniziale. Il primo riguarda una nuova lottizzazione che si dovrebbe fare in quel di Pian delle Fornaci, una lottizzazione sicuramente piccola, una decina di appartamenti, forse anche meno, ma che ha creato un grande vespaio di polemiche da parte di alcuni residenti da una parte e poi anche a livello politico interno, soprattutto al PD, con anche l'opposizione che sta facendo la sua parte. Quindi inizieremo a parlare di Pian delle Fornaci, poi ci sposteremo in Piazza del Campo, un luogo sicuramente diciamo meno originale, ma lì parleremo di una cosa invece non prettamente senese. Abbiamo un'intervista molto stimolante con lo scrittore storico Giuseppe Alessandri, che è venuto a Siena a presentare il suo libro sul mostro di Firenze, e quindi gli abbiamo fatto un'intervista, crediamo davvero stimolante, su questa vicenda così drammatica che copre un orizzonte temporale fra il 1968 e il 1985, come molti ricorderanno. E dopo l'intervista ad Alessandri concludiamo con un caso di sanità, probabilmente di mala sanità, ma ovviamente dobbiamo aspettare il responso della magistratura, la morte a soli 55 anni di Marco Soldani, avvenuta lo scorso 18 maggio. C'è un'inchiesta, ci sono 8 indagati e noi cerchiamo di ripercorrerla passo dopo passo, sentendo diciamo l'opinione, i fatti narrati dalla sorella, quindi dalla famiglia. Abbiamo provato anche a contattare l'azienda ospedaliera, che si è in qualche modo trincerata dietro il fatto che ovviamente c'è un'inchiesta in corso. E poi per concludere, come sempre, le conclusioni con gli aggiornamenti, almeno alcuni aggiornamenti, sulle puntate pregresse. Buona visione a tutti. Eccoci, stasera siamo nella zona di Pian delle Fornaci, non so se si possa chiamare quartiere in quanto tale, ma insomma siamo a Pian delle Fornaci e qui alla mia destra e anche sinistra ci sono gli uffici del consorzio di bonifica 6 Toscana Sud. Questo lo diciamo perché ne avevamo parlato proprio nella puntata scorsa e quindi avevamo detto che gli uffici, per chi avesse avuto dei problemi, si trovano appunto in questa zona, in via Leonida Scialfi per la precisione, e quindi proprio da qui partiamo, anche se poi Pian delle Fornaci stasera ci interesserà anche e soprattutto per un altro motivo che vi stiamo per dire. Ecco il motivo per cui siamo stasera a Pian delle Fornaci, perché sostanzialmente in questa parte della zona in oggetto, vedete, siamo praticamente sotto a Monastero, in questa vallata che scende, e qui è venuto fuori nei giorni scorsi che ci dovrebbe essere una nuova lottizzazione di una decina o poco meno di nuovi appartamenti gestiti dalla cooperativa Orsa Maggiore, una cooperativa che non è una novità, è diciamo una cooperativa di area PD, e questo ha provocato una polemica politica che è deflagrata nei giorni scorsi. Proprio ieri sul Corriere di Siena, partiamo da ciò che ha detto il sindaco, intervista appunto del 5 di giugno, attaccando molto duramente i consiglieri d'opposizione Giordano e Campanini. Ha definito il sindaco la loro opposizione ibrida, perché sarebbero un po' di centrodestra, un po' di
sinistra e via dicendo, ha detto che loro cercano solo visibilità, quindi c'è anche questo a livello politologico, c'è una chiara irrisione delle opposizioni che veramente si qualifica da sola e qualifica chi la fa per quello che può valere. Ma andando poi al concreto e uscendo dal discorso politico, il sindaco ammette che verranno probabilmente costruiti questi appartamenti, dice solo 7-8, in zona 2, senza nessun rischio idrogeologico, mentre invece pare che questo fosse certificato. Ovviamente ora vedremo nel prosieguo, sono cose da tecnici, ma pare che ciò fosse stato presente nelle carte. Già tutto controllato, dice Valentini, che quando parla di urbanistica parla come se il suo passato a Monteriggioni, tutto ciò che è accaduto a Monteriggioni con le varie ripercussioni giudiziarie, una delle quali sfocerà in un processo a suo carico, non fosse mai accaduto niente. E poi la butta anche sul discorso appunto dell'edilizia convenzionata, per cui questa sarebbe edilizia in qualche modo tra virgolette popolare, e quindi sembra fra le righe di far capire che l'edilizia convenzionata possa anche in qualche forma bypassare certe regole, ma questa è un'interpretazione ovviamente malevola. Ma dimentica in questa intervista, né nessuno del Corriere di Siena, dobbiamo dire, ahimè, glielo chiede, dimentica che questa vicenda è una vicenda che non riguarda solo il rapporto fra una parte dell'opposizione, appunto Campanini e Giordano, e il PD, il Valentini in particolare, ma c'è stata un'interrogazione datata 22 di maggio 2017, interrogazione urgente che però poi è stata subito derubricata come invece non urgente e che quindi è finita non si sa quando nelle more del Consiglio Comunale, e ovviamente noi seguiremo la vicenda. Ma il consigliere Bruttini del PD, quindi non dell'opposizione, del partito del sindaco, era lui stesso a segnalare una almeno potenziale pericolosità idraulica, quindi geologica, del luogo, e al punto 3 di questa interrogazione a chiedere se la costruzione di questi nuovi lotti non potesse diventare pericolosa, rischiosa per le altre costruzioni già esistenti. E credo che il consigliere comunale Bruttini facesse riferimento in particolare a queste. E tutto ciò per non parlare, ma lo accenniamo solamente, allo scontro interno al PD che è venuto fuori proprio partendo da questa neolottizzazione. E qui c'è uno scontro che ha portato alle dimissioni piuttosto clamorose della capogruppo del PD Carolina Persi, dopo uno scontro molto duro con un altro consigliere del PD, quindi della maggioranza, Simone Vigni, il quale Simone Vigni, va detto, ha avuto sicuramente, non ci sarà conflitto di interessi, figuriamoci se ci può essere qualcosa del genere, ma fatto sta che lo studio in cui lavora è collegato direttamente a questa eventuale progettazione di questi nuovi lotti. Quindi vedete, uno scontro interno durissimo che ha portato alle dimissioni del capogruppo Persi all'interno del PD, ma il sindaco preferisce, invece di affrontare nel merito il problema, preferisce irridere la parte dell'opposizione che si è data da fare in questo senso, facendo semplicemente il suo dovere, e non entra, diciamo, nel merito del contrasto fra Persi e Vigni. E anche questo credo sia un silenzio molto esemplificativo. Eccoci qui, siamo sostanzialmente dall'altra parte, più lato monastero della lottizzazione preesistente, e qui sostanzialmente, se le notizie che abbiamo sono corrette, ma
Insomma, crediamo proprio di sì, dovrebbe sorgere questa piccola sicuramente lottizzazione, come dice il sindaco Valentini, 7-8 appartamenti, non di più. Sicuramente quindi abbiamo visto in passato delle lottizzazioni a due cifre e quindi questa sicuramente resta inferiore, però c'è un però, come abbiamo già accennato e lo ribadiamo, perché pare che questi residenti avessero acquistato dalla cooperativa Orsa Maggiore con varie promesse, fra le quali forse la principale era quella proprio che tutto intorno poi non sarebbe stato costruito nient'altro, non sarebbe stato aggiunto cemento, mentre invece pare proprio che le cose non andranno così. Quindi ci sembra in buona sostanza che l'opposizione, quella parte che si è mobilitata, abbia fatto bene, abbia fatto in pieno il suo dovere. C'è anche una parte importante del PD che si è mobilitato, si è arrivati a questo scontro e poi resta come al solito a fare diciamo scena solitaria il sindaco che sorvola totalmente sulla diatriba interna del PD, irride appunto l'opposizione e sostanzialmente dice, comunque confermando la notizia, che questa lottizzazione, ancorché certo non grandiosa, però verrà fatta. Ecco qui accanto a me, alla mia destra, Giuseppe Alessandri, che è uno dei massimi, lo possiamo dire, dei massimi esperti della vicenda del mostro di Firenze. Ha scritto un libro circa 20 anni fa e ora è tornato sull'argomento. E quindi intanto una domanda preliminare: che senso ha oggi, a più di 30 anni dall'ultimo duplice omicidio del 1985, parlare ancora, scrivere nel caso di specie, del mostro di Firenze? Beh, la vicenda dal punto di vista giudiziario si è conclusa solamente 2 anni fa, quindi c'è stato uno strascico, diciamo, sia rispetto al primo tempo che fu quello del Pacciani, allora si cercava un serial killer solitario, sia rispetto al secondo dei compagni di Meren. C'è stato un terzo tempo legato all'inchiesta sui mandanti che ha impegnato gli inquirenti per un'altra decina d'anni e si sa che in Italia i processi per arrivare a sentenza definitiva ci mettono un po' di tempo, fra una cosa e un'altra la vicenda, almeno dal punto di vista giudiziario, si è chiusa non più di 2 anni fa. Esatto, tra l'altro parliamo spesso anche nella nostra trasmissione, parlando di cose senesi più che fiorentine, ma appunto delle lungaggini della giustizia, ma il processo d'appello per Pietro Pacciani, appunto secondo la sentenza di primo grado, il mostro di Firenze, fu invece rapidissimo. Fu un processo su cui appunto Giuseppe Alessandri scrive pagine, a mio modo di vedere, molto interessanti, un processo che assolse clamorosamente Pietro Pacciani e addirittura la pubblica accusa, che si trovò in modo molto curioso e originale a difendere le ragioni dell'imputato. Ecco, un ricordo su quel processo, siamo a metà degli anni 90, in cui probabilmente il clima politico ebbe una sua influenza. Sì, fu un processo quantomeno singolare, per usare un eufemismo, sia per la sua durata così breve, sia appunto per la presa di posizione di colui che avrebbe dovuto sostenere l'accusa, che è difficile chiamare pubblico ministero perché poi Pubblico Ministero Toni, sì, ecco. risultò il miglior avvocato difensore dell'imputato. Bisogna dire che negli anni si sono in qualche modo pentiti poi della linea tenuta, sia il procuratore Toni che lo stesso Presidente della Corte Ferri, cioè in qualche modo entrambi hanno cercato di rimediare a quello che è stato, insomma, un errore di valutazione, ma questo non lo dico io, ma l'ha detto la Cassazione nel momento in cui ha sentenziato che i nuovi testimoni, i testimoni oculari che nel frattempo, I compagni di i merende cosiddetti compagni di per capirci. merende, ai quali nel frattempo
era giunta l'inchiesta bis del commissario Giuttari, che poi fu un'inchiesta sprint perché ebbe pochi mesi Giuttari per interrogare queste persone, appunto perché il processo d'appello incalzava. Adesso possiamo dire che perché le cose siano rientrate sui binari giusti, insomma, c'è voluto quasi un miracolo, perché la Procura Generale di Firenze fece ricorso in Cassazione nonostante il proprio rappresentante al processo d'appello avesse sostenuto l'innocenza. La procura fu premiato. Fu notevole, ci fu un evento quasi miracoloso, perché allora anche i giuristi più importanti dicevano che era difficile che si giungesse ad una revisione di quella sentenza, proprio perché la procura aveva chiesto l'assoluzione e l'aveva ottenuta. Io, come tu hai accennato nel libro, sostengo che una delle cause della stranezza, di quel processo d'appello poteva essere un pesante intervento politico-mediatico, che io nel libro cerco di ricostruire. E che è quello, per far capire i telespettatori, che è legato un po' alle vicende giudiziarie che riguardavano allora, in qualche modo anche oggi, Silvio Berlusconi, perché lì ci fu una campagna molto dura c'era una campagna in corso contro la magistratura inquirente, e chiaramente in qualche modo si voleva far capire che il garantismo berlusconiano non valeva solo per Berlusconi, ma valeva per tutti, quindi anche per un povero Cristo di campagna, come si autodefiniva sostanzialmente Pacciani. Ecco, una domanda conclusiva sul discorso proprio della giustizia: questo è un caso giudiziario di enorme complessità, c'è stata l'inchiesta bis appunto sui compagni di merenda, si può dire che alla fine ci sia stata giustizia rispetto alle tragedie, per quanto umanamente possibile o no? La giustizia non è stata fatta al 100%, perché sono rimasti tanti punti oscuri, soprattutto per quanto riguarda i mandanti, che sicuramente c'erano. Il secondo livello. Sì, perché sia Pacciani che Vanni possedevano somme di denaro che non erano assolutamente spiegabili con le loro attività lavorative. Però, ripeto, per come si era messa a un certo punto la vicenda, cioè col Pacciani assolto e con i compagni di merende, che nonostante questi testimoni oculari rischiavano proprio di non avere nemmeno il processo, perché se veniva assolto definitivamente il Pacciani sarebbe saltato anche il processo ai compagni di merende, per come si era messa la vicenda, questa verità parziale, al 50%, alla quale alla fine si è arrivati. Come spesso accade in Italia, si riesce con molte difficoltà a arrivare a condannare, anche se poi in questo caso Pacciani personalmente è morto sub iudice sostanzialmente, ma si riesce a condannare la manovalanza ma non il secondo livello, no? E questa purtroppo è un'amara considerazione che fa parte proprio della storia d'Italia. Sì, perché poi se pensiamo anche ai processi di mafia, ai processi Moro, ai processi dello stragismo, anche lì raramente abbiamo verità definitive e consolidate. Ecco. Ecco, ancora con Giuseppe Alessandri, questa volta alla mia sinistra, ma per chiedergli due o tre cose più in generale, quasi di costume, su questa vicenda del mostro di Firenze. Intanto la questione dell'omertà. Ecco, ci fu in questi paesi, secondo alcuni, anche un po' di omertà. Cosa ci può dire lui a questo proposito, avendo ben presente la situazione anche proprio sul luogo, sul posto? Sicuramente molta gente, soprattutto a San Casciano, aveva capito qualcosa di questi delitti, aveva intuito qualcosa della responsabilità di questi personaggi che alla fine sono stati condannati. Però in effetti era solo un'omertà da paura, perché Pacciani faceva paura, lo sappiamo, intimidiva, o c'era anche qualcosa d'altro? Il lasciar perdere per non mettersi nei guai e non avere nessun tipo di problema? Penso che concorressero entrambi gli aspetti. Da una parte un'omertà legata alla paura, che può essere assimilabile a quella delle regioni meridionali dove regna la criminalità organizzata.
Da un'altra parte però anche il fatto che nei paesi c'è un tipo di omertà a volte che sconfina nella solidarietà paesana, per cui insomma cerchi insomma, di farti gli affari tuoi e di non pestare i piedi a nessuno. Molte persone però, quando sono state chiamate a testimoniare al processo, non hanno detto quello che sapevano del Pacciani, anche perché si rendevano conto che se avessero parlato all'epoca si sarebbero risparmiati tanti morti. Nel senso che loro, non dico che avessero la certezza che Pacciani fosse il mostro di Firenze, ma sicuramente molti sospetti. E quindi tu vedevi proprio al processo il loro imbarazzo, la loro difficoltà. E forse un senso di colpa. Un senso di colpa perché gente che, per fare un esempio, si è vista aggredire in macchina da un individuo armato con pistola nell'81 e magari è riuscita a scappare, certo, sì. Si sarebbero risparmiati ovviamente le vittime dell'82, dell'83, 84, 85, di 8 persone. E quindi ecco, sicuramente direi che l'omertà ha giocato un ruolo nefasto in questa vicenda. Come quasi sempre possiamo dire succede. E un'altra cosa interessante è che la Toscana poi appunto di campagna era vista come la Toscana Felix sostanzialmente, no? E anche quella parte proprio specifica di Toscana. Come in qualche modo è cambiata, secondo Giuseppe Alessandri, la visione di quelle zone, oppure la cosa, pur molto lunga nel tempo, ma insomma dopo l'85 ormai la cosa si è persa, si è dilatata nel tempo? Ma dunque, avevamo una concezione delle colline fiorentine legata al romanticismo, legata alla letteratura inglese, a film tipo Camera con vista. Esatto, cioè, facevo riferimento. Esatto, in particolare la cultura anglosassone tendeva ad esaltare questi luoghi come località amene, turistiche, bucoliche, eccetera. E questa vicenda ha portato fuori un sottobosco umano incredibile. Incredibile, ma non solo perché si trovavano tutti in queste colline così idealizzate, ma anche perché questi personaggi abitavano tutti nel solito paese, nel giro di pochi chilometri, e proprio per questo per tanti anni non si voleva credere che potesse esistere, diciamo, un gruppo di assassini. Come disse il PM Canessa nella sua requisitoria al termine del processo di primo grado, Pacciani duole dirlo, ma è un figlio di questa terra, e questo sicuramente era difficile da accettare. Un figlio comunque... figlio degenere, certamente. Degenere e in qualche modo anche ripudiato dalla sua terra di origine, che era il Mugello, perché lui poi era finito nella Val di Pesa, che è dalla parte opposta, certo, della provincia. Certo. Finché è abitato nel Mugello, intorno a lui c'era terra bruciata, cioè la sua terra in qualche modo aveva capito il tipo che era e lo aveva rifiutato. Anche perché c'era il famoso episodio del 1951, il primo omicidio diverso dagli altri, per cui lui era stato anche appunto in prigione. Ecco, una cosa che è conclusiva a Giuseppe Alessandri. Nel momento appunto in cui inizia il processo, la maggior parte degli abitanti appunto di Mercatale, di San Casciano, aveva un atteggiamento colpevolista o innocentista, da quello che si può ricordare lui? Sapevano bene che tipo che era, insomma, veniva definito con termini tipicamente toscani, tipo aggeggio, arnese, cioè sono termini che non promettono nulla di buono. E diciamo che... Però uno può essere anche una persona ovviamente, diciamo, con molte devianze, sì, però non essere l'assassino, no? Diciamo che sapevano che era un girellone, un maneggione, un violento, un rissoso, uno che alzava anche il gomito, quindi nei circolini a giocare a carte era una furia quando si scatenava, era un pericolo pubblico veramente. Certo, molti avevano questo pregiudizio, la cui colpa, bisogna dire, va in parte ai giornali che per anni avevano diffuso questo ritratto, esatto, del mostro colto, intellettuale, una mente superiore. Ecco, infatti mi ha rubato, esatto, Giuseppe, l'ultima domanda, che era questo: il ruolo
era questa, il ruolo della stampa. Allora internet sostanzialmente non esisteva o non aveva poi anche dopo una presa importante, c'era la televisione, c'era la carta stampata, La Nazione ovviamente in particolare, anche lo stesso Pacciani leggeva avidamente La Nazione perché l'aveva anche in casa, eccetera. Ecco, il ruolo della stampa come lo possiamo definire in conclusione? Beh, col senno di poi lo possiamo definire negativo perché, come ripeto, ha diffuso un ritratto, un identikit del mostro di Firenze completamente fuorviante, insomma, non rispetto al Pacciani, rispetto alla scena dei delitti, perché si vedeva che chi compiva questi delitti non poteva essere una non persona. Poteva essere un chirurgo così, no, di alto livello. I tagli non erano da chirurgo, ma la scena stessa era una scena cruda, brutale, sia per il modo in cui le vittime venivano straziate, ma poi anche l'assassino frugava come un topo nella borsetta delle ragazze, nei pantaloni dell'uomo. Quindi ecco, non era assolutamente un Jack lo squartatore. Però ecco. Ritornando all'epoca dei delitti, cioè calandoci nella mentalità di allora, è evidente che i giornali devono anche interpretare un po' il sentire dell'opinione pubblica, no? Beh, dovrebbero orientarla in qualche modo, quindi, no? E quindi il professor Maurri, il compianto professor Maurri, diceva all'inizio che i tagli erano eseguiti con una buona manualità. E quindi di lì a dire che insomma erano tagli degni di un chirurgo, il passo non è tanto breve, ma insomma per un giornalista si lasciava intendere. Tutto sommato sì. È consentito, purtroppo. E poi forse poteva essere un qualcosa sicuramente anche di più suggestivo, no? Una mente alta, eletta, che però avesse queste depravazioni. Poi ovviamente il discorso dei mandanti rimanda anche a un ambiente che culturalmente e socialmente è sicuramente ben più alto di quello dei compagni di merende. Ecco, per finire davvero, sui compagni di merende, anche lì viene fuori uno spaccato umano, una sottocultura d'altronde degna proprio dello stesso Pacciani. Anche lì, quantomeno da parte di qualcuno dell'Otti, alla fine c'è stato un ravvedimento, almeno questo. Pacciani non ha mai ammesso niente, questo anche va detto, cioè ha continuato, lo possiamo dire, a mentire anche di fronte all'evidenza dei fatti, no? Come lo interpreta Giuseppe Alessandri questa graniticità di Pacciani di fronte anche all'evidenza dei fatti di negare sempre, negare tutto? Pacciani negò tutto anche in occasione del processo per il delitto del 51. Quindi era nella sua natura quella di negare sempre e comunque. Al processo di primo grado aveva una scusa per ogni indizio che veniva fuori contro di lui, molte volte erano scuse assolutamente risibili e assurde. Al processo di appello non fu presente, non perché presente, così decisero sì. Gli avvocati. Probabilmente, mossa intelligente tra l'altro, visto l'esito delle sue sparate, chiamiamole così, del primo grado. Probabilmente, secondo me, avrebbe parlato al processo d'appello bis, però non ha fatto in tempo perché è stato tolto di mezzo. È passato a miglior vita. E quindi io penso che lì avrebbe parlato perché, per tanti motivi. Primo perché non aveva più niente da perdere e poi chissà che non si sia sentito anche abbandonato dal livello superiore. E forse proprio per questo ci ha lasciato. Ecco, e con questo è probabile. Concludiamo questa interessantissima intervista all'autore della leggenda del Vampa, la storia del mostro di Firenze, Giuseppe Alessandri. Stasera parliamo di un caso molto delicato, purtroppo drammatico, perché si è concluso con la morte di una persona ancora giovane, 55 anni, Marco Soldani. E perché ne parliamo? Perché c'è un'inchiesta sulla sua morte.
Prima di tutto però dobbiamo dire che cosa è accaduto. È accaduto che il 18 maggio scorso, a causa di una setticemia che è stata poi diagnosticata, è appunto mancato questo Marco Soldani, che era una persona, va detto subito, che aveva i suoi problemi pregressi di salute, era diabetico, quindi sicuramente una persona in qualche modo a rischio. Ma c'è un però, ecco, che Marco Soldani aveva dei forti dolori da alcuni giorni e aveva chiesto l'intervento alla fine, la sorella del 118, e lì qualche cosa probabilmente non ha funzionato a dovere. E cerchiamo di ricostruire quello che è accaduto in quelle ore drammatiche, tenendo presente appunto che purtroppo ci sono solo due fatti sicuri. Uno, appunto, il più drammatico, il fatto che è morta questa persona di 55 anni il 18 maggio scorso, e il secondo fatto è che appunto c'è un'inchiesta in corso da parte della Procura della Repubblica, che ovviamente ha raccolto anche la denuncia della famiglia del defunto, e ci sono 8 indagati. E ora quello che cerchiamo di fare è di ripercorrere in qualche modo le tappe che hanno portato a questa fine, che forse, a sentire la famiglia, si sarebbe anche potuta evitare. Non voglio soldi, desidero solo conoscere la verità. Nessuno farà tornare in vita mio fratello, ma questa storia non deve finire nel dimenticatoio. Questo è l'inizio dell'intervista che la sorella di Marco Soldani, il contradaiolo della chiocciola di 55 anni, ha rilasciato agli inizi di giugno, il 1° giugno in particolare, al Corriere di Siena, a Riccardo Pagliantini. In questo caso il Corriere di Siena ha svolto bene il suo compito, perché questa intervista, da cui prendiamo lo spunto, è veramente molto analitica per quanto riguarda quello che successe quel 18 di maggio. Da parte nostra già ci eravamo attivati prima e avevamo fatto chiedere dalla redazione di Siena TV di poter parlare con chi di dovere in merito appunto a questa tragedia che si è verificata, lo ripetiamo ancora, lo scorso 18 di maggio. Abbiamo quindi fatto mandare una mail per prendere un appuntamento per un'intervista. E quello che ci è stato risposto, come al solito lo leggiamo virgolettato, dobbiamo declinare il suo invito, poiché l'indagine relativa al caso in oggetto, che chiarirà le cause del decesso, è tuttora in corso. Chiuse virgolette, una risposta formalmente ineccepibile, forse qualche cosa di più, vista la drammaticità del contesto, si poteva anche dare, o meglio dire, però la direzione aziendale delle scorte così ha deciso e nero su bianco ha messo questo. Quindi la fonte dell'ospedale delle scorte noi non ce l'abbiamo, semplicemente perché non ce la possiamo avere. Resta la fonte della famiglia, della sorella in particolare, che tra l'altro è una volontaria della Misericordia, per cui è anche una persona in qualche modo che un minimo di esperienza ce l'ha. Quattro passaggi ci sembrano quelli più interessanti. La prima, alla domanda sul perché presentare una denuncia, la risposta è, da parte della sorella di Marco Soldani, la consapevolezza che si poteva fare di più per salvare la vita di mio fratello. L'infezione è stata individuata a distanza di ore dal primo accesso al pronto soccorso. Sarebbe bastato un semplice esame del sangue, ma non è stato fatto. Forse non sarebbe cambiato niente, ma questo non lo potremo mai sapere.
Sì, perché quando la mattina appunto, di quella giornata di maggio si presenta al pronto soccorso per la prima volta Marco Soldani, sostanzialmente viene poi dimesso con una diagnosi che questo credo lo si possa e lo si debba dire immediatamente, profondamente sbagliata, e la ripercorriamo con le parole della sorella. Sono le 9 quando un medico arriva e ci dice che lo avrebbero dimesso con una diagnosi di lombosciatalgia da curare con 7 giorni di antidolorifici. Io faccio notare che mio fratello ha la febbre e la glicemia alta. La risposta che ricevo è che questa è la prassi. Ecco, quindi primo accesso al pronto soccorso si conclude con una dimissione piuttosto rapida, piuttosto veloce e con una diagnosi di lombosciatalgia, una diagnosi che purtroppo appunto non era nei fatti. Mentre poi nel pomeriggio, a fine pomeriggio, intorno alle 19, tra le 19 e le 20, Marco Soldani viene di nuovo riportato con l'ambulanza al pronto soccorso e lì finalmente arriva il prelievo del sangue. E viene fuori subito che c'è un'infezione invece nel corpo del Soldani. Alla lettera allertano malattie infettive mentre iniziano a curarlo con gli antibiotici. Ho visto due realtà completamente differenti tra come è stato seguito la mattina e la sera. E non sto parlando solo di efficienza. Queste parole molto esplicite e molto dure della sorella tanto fanno capire che non c'è da parte sua la volontà di, diciamo, accusare tutto l'ospedale in quanto tale. Qui c'è un'accusa che è indubbiamente molto dura, che riguarda l'operato all'interno del pronto soccorso, mentre appunto per quanto riguarda il ricovero, che purtroppo non è servito a niente, a malattie infettive, ci sono parole di apprezzamento, nonostante poi proprio lì sia morto il fratello. E difatti l'ultima parte che leggo è questa: quando arriva la famiglia e appunto Marco Soldani ha malattie infettive, arriva la notizia che si tratta di setticemia e non di lombosciatalgia, come era stato diagnosticato al pronto soccorso la mattina. Dice la sorella: capisco subito la criticità della situazione. Il primario di malattie infettive mi dice di sperare di essere arrivati in tempo. Io sono incredula. Con Marco eravamo al pronto soccorso la mattina e con un semplice esame del sangue ci sarebbe stato molto più tempo per fare qualcosa. E qui fa riferimento appunto a quell'esame del sangue che appunto la mattina al pronto soccorso non ci fu. Purtroppo poi la situazione diciamo degenera, viene portato in arresto cardiaco, c'è il tentativo di rianimazione per circa 45 minuti fino a che arriva quello che abbiamo detto. La situazione a oggi è che ci sono 8 indagati per omicidio colposo, quindi tutto il personale sanitario, tranne il medico del 118, che in qualche modo si sono occupati di Marco Soldani tra il 17 e il 18 di maggio. E bisogna dire, ecco, una cosa: il fascicolo, l'inchiesta è nelle mani del PM Fabio Maria Gliozzi, che attende la relazione del medico legale. L'esame autoptico è stato ovviamente compiuto, la relazione dovrebbe arrivare fra qualche settimana, forse alla fine dell'estate, quindi ovviamente ci sarà tempo e modo di riparlarne. L'unico comunicato che è arrivato da parte dell'azienda ospedaliera, quello che è stato distribuito a tutti e sul quale concludiamo, è quello rilasciato in una nota stampa poche ore dopo. Si legge: sono state eseguite tutte le procedure in base alle linee guida.
Al momento, in attesa del riscontro diagnostico richiesto dai sanitari, in accordo con la famiglia, per chiarire le cause del decesso e in base anche alle valutazioni del direttore del pronto soccorso, dottor Fulvio Bruni, risulta che siano state eseguite tutte le procedure in base alle linee guida. Questo è quello che nelle ore successive alla morte di Marco Soldani l'azienda ospedaliera ha fatto conoscere dall'interno verso l'esterno. Ora, siccome conosciamo un po' anche personalmente il dottor Fulvio Bruni, ci auguriamo che su questa vicenda quanto prima, ovviamente compatibilmente con quelle sono le esigenze del segreto istruttorio e di tutto ciò che concerne l'inchiesta, sia fatta pienissima luce, perché per chi non è un medico e per chi non lavora al pronto soccorso, sentire però dei racconti, un racconto, quello della sorella, molto dettagliato e così forte su quello che a suo dire è un comportamento inaccettabile nel pronto soccorso, ovviamente nuoce alla credibilità del pronto soccorso stesso. E quindi noi ci auguriamo che al di là di quello che poi potrà decidere la magistratura, il PM Gliozzi, come detto, però ci possa essere quanto prima un chiarimento e veramente si possa essere più sereni, perché certi passaggi, il mancato prelievo del sangue eccetera, sicuramente rientreranno in base, saranno stati fatti in base alle linee guida, ma allora ovviamente da profani verrebbe da dire che forse queste linee guida vanno un po' aggiornate e cambiate. Insomma, bisogna che dal pronto soccorso arrivino dei segnali rassicuranti, perché credo che la situazione davvero lo imponga. Eccoci giunti quindi alla fine della 36esima puntata del nostro appuntamento settimanale, è la penultima puntata come abbiamo detto, e abbiamo quattro cose da analizzare come rimandi alle puntate pregresse. Tanto si parte da una notizia sul territorio, in particolare Querce Grossa, comune di Castelnuovo Berardenga, perché c'è stata nei giorni scorsi un po' di bagarre intorno a dei piccoli sicuramente abusi edilizi che sono stati stigmatizzati dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle appunto di Castelnuovo. E che cosa c'è stato? C'è stato poi la replica da parte del gruppo sportivo con un comunicato proprio di ieri molto duro contro l'opposizione pentastellata. Si parla di denigrazione, si parla di delazione, si usano termini molto decisi e molto forti. Ma dicendo che sicuramente possiamo in parte capire anche la reazione da parte di coloro che hanno in mano le sorti del gruppo sportivo Querce Grossa, anzi noi ne approfittiamo per fare anche loro pubblicità, perché abbiamo visto che proprio l'8 giugno inizia la serie di appuntamenti che poi arriveranno fino a fine mese, e sappiamo che in questo piccolo centro c'è un'attività sportiva molto importante per i giovani e non solo del luogo. Però ci sembra ingeneroso non tanto quello che hanno fatto i 5 Stelle, che hanno fatto semplicemente quello che l'opposizione può, anzi deve fare, cioè denunciare le cose che a suo modo di vedere non vanno bene. E siccome qui pare che davvero, ancorché minimi, ma questi abusi ci siano stati, anche se in qualche modo sicuramente sappiamo che gli abusi più gravi sono altri, però se ci sono, l'opposizione non può e non deve far altro che sottolineare questo fatto. Che poi lo faccia perché ovviamente in questo modo si colpisce, si cerca di colpire il sindaco, quindi la maggioranza del PD e il sindaco Nepi, questo lo ripetiamo per l'ultima volta, è assolutamente fisiologico, non patologico all'interno della dinamica fra opposizione
e maggioranza. Tra l'altro, grazie proprio all'operato dei 5 Stelle, ai primi di luglio ci sarà un processo, non per questo motivo legato a Quercegrossa, che vedrà imputato proprio il sindaco di Castelnuovo, nonché anche, va ricordato, presidente della provincia. Quindi veramente credo che questo sia stato un atto che era totalmente pertinente rispetto al discorso dell'opposizione fare. E sinceramente credo che per concludere su questo, coloro che hanno che gestiscono lo sport a Quercegrossa, invece che attaccare l'opposizione, forse farebbero bene a chiarire certi legami con il sindaco attuale e magari non solo con lui, perché se qualcuno, ma noi usiamo il se, ci mancherebbe altro, se qualcuno all'interno dell'amministrazione comunale o delle amministrazioni comunali ha detto che certe cose comunque tanto si potevano fare, che l'amministrazione avrebbe chiuso un occhio e magari anche due, beh, questa, se permettete, non è una cosa corretta ed è una cosa che a noi piace pensare, ingenuamente, lo sappiamo, che accada ad altre latitudini piuttosto che alle nostre. Detto di Quercegrossa e del comune di Castelnuovo, andiamo a Siena. La settimana scorsa, martedì scorso, abbiamo parlato dei nuovi problemi giudiziari del sindaco, un avviso di garanzia piuttosto clamoroso su cui è calato un silenzio tombale, perché evidentemente sta bene a molti, e l'ipotesi di reato della Procura di Siena, del PM Nastasi in particolare, l'abbiamo ricordato, l'articolo 610, violenza privata, non è un reato bagatellario, per capirsi, e l'abbiamo spiegato proprio martedì scorso. Noi abbiamo chiesto sia sul blog che proprio martedì scorso in puntata al sindaco, sapendo benissimo che non ci avrebbe risposto, se lui aveva ricevuto o meno questo avviso di garanzia, come gli altri quattro che lo hanno ricevuto, compresa la presidente Anna Durio, se l'aveva ricevuto a metà marzo, perché se così fosse la cosa sarebbe particolarmente grave, perché sarebbe stato sostanzialmente 2 mesi abbondanti con un avviso di garanzia senza averlo detto alla comunità a cui lui deve rispondere, perché il sindaco risponde a tutta la comunità. Abbiamo fatto la nostra domanda, ovviamente è passata una settimana, non c'è stata alcuna risposta, non avevamo dubbi, noi continueremo a farlo sia sul blog che in televisione nelle forme che ci saranno concesse, e sappia il signor sindaco Valentini, già peraltro imputato per altra ipotesi di reato concernente la sua attività a Monteriggioni, che fino a che non ci darà una risposta noi continueremo a incalzarlo su questo. Da Siena ci trasferiamo ancora in provincia, a Colle Valdezza in particolare, perché il blog di Elio Fanali ieri 5 giugno ha dato in un post scriptum una notizia molto interessante, molto stimolante, che è quella concernente la figura di Giuseppe Acampa, di cui ci siamo spesso occupati, Monsignor Acampa, economo della curia di Siena, Colle Valdezza appunto e Montalcino, ci siamo occupati di lui in una puntata ad hoc che ripercorreva le fasi dell'incendio in curia del 2 aprile del 2006, ma quello è volenti o nolenti passato ormai remoto. Il presente e anche il futuro ci indicano, secondo il blog di Elio Fanali, che Giuseppe Acampa sarebbe diventato in qualche modo, forse non formalmente ma di fatto, il dominus del Gracciano Calcio, quindi entrerebbe in una squadra giovanile che ovviamente dilettante, che ha un suo ruolo comunque nell'Interland appunto di Colle Valdezza, dove sappiamo attualmente da qualche anno risiede, esercita la sua funzione, Monsignor Giuseppe Acampa. Quando avremo ulteriori informazioni, ulteriori dettagli, ovviamente li forniremo.
E infine concludiamo, dopo aver parlato tanto come sempre di Siena e un po' della provincia, ci allontaniamo ma non di molto con un approdo finale fiorentino, perché, che però riguarda anche Siena indirettamente, perché si è molto parlato della idea che è stata criticata da moltissimi sui social, in particolare del sindaco renzianissimo Nardella, di fare usare le sistole, bagnare in continuazione i monumenti principali. Si è iniziato da Santa Croce, dal sagrato della chiesa di Santa Croce, per cercare di dissuadere i turisti dal bivaccare sostanzialmente sui gradoni, insomma nei luoghi più attrattivi di Firenze. Ci sono stati molti che hanno criticato, in parte lo abbiamo fatto noi, ma almeno abbiamo riconosciuto a Nardella il fatto di attivarsi per un problema che evidentemente si ritiene tale, mentre invece appunto a Siena chi gestisce il turismo nega che possa addirittura esistere questo problema. E noi, come ormai da molte settimane, concludiamo con una clip che speriamo sia divertente e che, come sempre, ci auguriamo soprattutto faccia riflettere. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ecco, dopo la clip finale siamo quindi arrivati alla conclusione. Vi diamo appuntamento per l'ultima puntata, che ci sarà proprio martedì prossimo, e quindi diamo la buonanotte a tutti.